la maglietta, c'ha pure il numero. Facciamo solo una foto con la maglia e poi iniziamo la conferenza. Ah, sì. Dietro? Buonasera, no? Buonasera, presidente. Presidente. Per i fotografi che hanno anche intenzione di... Sì. Ok, grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti, ringrazio anche i tifosi. Abbiamo svelato oggi il marchio che è Cares, che è il brand di Punta del Paper Service SRL, un'azienda casertana che poi il presidente Giovanni Rossi ci illustrerà nel dettaglio. Abbiamo al tavolo il presidente D'Agostino, il nostro responsabile marketing Nicola Pastore. Io darei la parola al presidente per introdurre questa conferenza e anche per illustrare un po' questo dettaglio. Ricordo che questo marchio comparirà sulla maglia della Casertana in occasione della sfida di domani con Matera e nelle partite dei prof che verranno, speriamo quante più possibili. Una è sicura. Deve essere nuovo, ma sì. Una partita, va bene, va. Ma siamo ottimisti. Niente, allora, ho voluto fare questa cosa, anche se erano accordi presi per la prossima stagione, però siccome questa azienda è un'azienda molto importante, che lo posso conoscere sicuramente, ha voluto starci vicino e quindi io per riconoscenza ho voluto che già da questa partita loro fossero già vicino a noi, quindi le ho chiesto se potevano proseguire per questi eventi e loro, per loro è un piacere starci vicini, quindi loro ci spiegheranno i motivi per cui si è affrontato a noi. Allora, Cares, chiaramente adesso Nicola Pastore, il nostro responsabile marketing, ci illustra rapidamente un po', è un'azienda casertana che si occupa di carta per uso domestico e non solo. Illustraci un po' nel dettaglio. Sì, innanzitutto grazie a tutti per la presenza e ovviamente nel dettaglio ci penserà l'ingegnere Rossi a entrare nel dettaglio del merito. Quello che è sicuramente importante è che è un'azienda del nostro territorio e che sicuramente farà da traino anche ad altre situazioni, ad altri eventi. E, diciamo, questo sicuramente non è un punto d'arrivo, ma un punto d'inizio sia con la stessa azienda che con eventualmente le altre che potrebbero affiancarci ancora in questo nostro percorso. Io vorrei sentire a questo punto il presidente di Paper Service, che chiaramente l'azienda a cui fa capo Cares. Innanzitutto questo binomio che dicevamo prima di entrare nasce sul solco della casertanità. Esatto. Allora, buonasera a tutti. Io volevo ringraziare innanzitutto il presidente D'Agostino per la disponibilità. Noi ci siamo incontrati non molto tempo fa, ma ci siamo piaciuti subito perché abbiamo sposato i valori. Noi Paperservice è un'azienda che è sul territorio casertano da sempre, opera sul territorio casertano e ovviamente come parlo con insegnamenti produttivi, noi lavoriamo sul territorio nazionale e internazionale, ma ci ha colpito molto questa attenzione nuova ai valori, ai principi, a cercare di creare un ambiente sano finalmente intorno a questa squadra, intorno a questo contesto di cittadinanza, questo senso di appartenenza, questo cercare di ripulire un po' tutto quello che gravava intorno
a queste situazioni, per fare qualcosa di fattivo, di nuovo, di bello, di pulito, di vedere i bimbi allo stadio, di vedere le famiglie, è stata una cosa molto, molto piacevole. Il presidente è una persona molto grintosa, ci mette il cuore, si vede, e finalmente quindi abbiamo trovato un contesto che sposava i nostri valori, che sposava il nostro modo di fare, perché noi siamo sull'ambiente, sul territorio, molto attenti e molto legati naturalmente, per cui ci è sembrato opportuno cercare di avere un contatto, di collaborare a questa cosa, di collaborare a questo progetto. Ci auguriamo naturalmente che questo sia l'inizio di un bel percorso di crescita, io ne sono sicuro, perché già dai tanti aspetti di cambiamento che si sono visti è evidente che la possibilità di un percorso migliore, di un futuro migliore ci sia, e quindi ecco, speriamo di poter affiancare questa squadra e queste persone, soprattutto perché è stato un binomio di persone, di valori, prima ancora che poi di altro, speriamo di affiancarci per un periodo che sia più lungo possibile, e soprattutto speriamo che poi i risultati portino a quello che tutti sperano, insomma. Se i colleghi della stampa hanno domande, Presidente, l'ultimo sponsor è stato, su questa maglietta, è stato Caseificio La Pagliata. È passato un bel po' di tempo. Che cosa ha da dire a riguardo? La città un po' che è stata un po' latitante, si aspetta forse una partecipazione maggiore? Torniamo sempre a discorso di prima. Io non ho, già l'ho detto in più di un'occasione, è normale che c'è questa freddezza da parte di questi imprenditori, da queste persone. Mi è capitato 4-5 giorni fa, mi parlavo proprio con l'amministratore della società che lavora con me. 4-5 giorni fa una persona da me e mi ha detto: tutto bene? Questi playoff come vanno? Allora hanno cominciato. Dice: no, visto un po' che entusiasmo, no, leggendo tipo le 6 mesi pure. Che cosa quando passo 4 niret? Lui mi ha detto: quando c'è un po' di tempo ti aspetto, vieni a trovare. Questa è un'azienda molto importante del territorio, che un mese, due no, un annetto fa, si è cacciato lui, tra virgolette, non mi cacciato lui, però si è respinto. Oggi ha mandato un messaggio a Bussano, quindi, come ho detto l'altra volta, è normale che in tutta questa situazione c'è tanta gente che è diffidente in tutto, tra pubblico, sponsor, hanno un po' di diffidenza nella casetta. Oggi credo, spero, che il messaggio sia arrivato un po' a tutti. Presidente, mi perdoni un'altra domanda. Quindi questo sponsor significa che il Presidente della Casettana per la prossima stagione abbraccia la croce di tutto quello che... No, io non l'ho vista con me. Quella situazione là... Gilles, te la puoi spiegare, che sono stato da te. Come stanno, come grazie. Non stiamo andando bene. Però... questo, come ho detto sempre, non è una situazione catastrofica, dai, è una situazione che possiamo affrontare, vediamo un po' adesso come si tratta. Mi sembra che martedì ci hanno chiamato ieri, che martedì chiuderanno, vero? No? Sì, martedì chiuderanno, quindi martedì c'era una bella notizia. Io pensavo che sei risolto. No, risolto no, però... non è che stiamo qua a ci facciare l'aperto, zio. Quindi non mandiamo segnali negativi, quindi cerchiamo di essere tutti quanti convinti di queste cose, penso che non fare tante cose, affronteremo anche questo. Grazie. Ci sono altre domande per illustrare? Io Pasquino Corbelli. Visto che lo sponsor di quelle due partite casalinghe si è portato bene, match sponsor, sì, l'occasione invece è fondo.
questa potrebbe chissà se durerà. Ovviamente ad entrambi i presidenti questo potrebbe essere. Già gli ho detto, in caso di promozione la raddoppiamo. E quanti è attualmente? Eh? Quanti è attualmente? Che cosa? No. Sappiamo solo che raddoppiamo. Raddoppiamo, sì. Come giusto che sia. C'era per il blu, c'è anche importante che non questo è un aspetto sportivo calcistico, ovviamente siamo qui, parliamo dello sponsor, certo, sì. Però domani si chiude una bella pagina che ha visto la Casertana chiudere una brutta pagina e domani si chiude una bella pagina nel senso di questa rincorsa. La Casertana è stata una delle prime squadre per quanto riguarda i giorni di ritorno, quindi affronteremo con quale spirito e con quale carica lei ha messo in condizione i giocatori per affrontare questa seconda parte del campionato. Tolta la domanda dei playoff, ovviamente. Loro hanno visto in me, credo, un amico più che altro, perché io non sono mai entrato negli spogliatoi, cioè come si dice, come si può fare, entro negli spogliatoi, non si dà buono, non si dà buono, io questo non l'ho mai fatto, perché ritengo i calciatori che stanno qua, quando stanno qua, che stanno con me, li ritengo della mia stessa famiglia, quindi è inutile andarci allo scontro, se ci vai allo scontro io penso che sia peggio. Io l'ultima volta che l'ho fatto, dopo l'ultima contestazione che abbiamo avuto, gli ho detto, senti, io sono un caro pubblico, stiamo nella stessa barca, possiamo affondare e poi ci possiamo salvare. Se posso fare qualche cosa, eccomi qua, altrimenti abbassata la maga per fuori, però per questo non possiamo fare, è inutile andarci allo scontro. Poi per quanto riguarda, ci tenevo di questo, allora, diciamo che l'anno è finito, quindi ci tenevo anche insomma, a sottolineare qualche cosa di più. In primis ringraziare quelle persone che stanno dall'altra parte, che veramente quelli fanno sacrifici. Non ci hanno chiesto, personalmente a me non mi hanno chiesto nemmeno un biglietto, quindi tutto quello che fanno lo fanno con le loro tasche. E andare in trasferta 700-800 km, lasciare una famiglia a casa, sono sacrificiosi, quindi io penso che quella gente merita rispetto. Merita rispetto. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, io credo che possiamo, sempre con un passettino alla volta, di fare qualche cosa di importante. Spero che già dalla prossima stagione ci daranno un pochettino lo stato, un pochettino in condizioni più decenti. Il Comune mi sembra che ci sta vicino in questo e incominciare a programmare qualche cosa di importante. Ma sempre gradualmente. Ma vale rapidamente? Vogliamo ringraziare tutti i presidenti per quello che sta facendo, in base anche a quello che ha raccolto 16-17 mesi fa. Presidente, lei ha detto il primo passo ed è giusto che sia così, ma qualora si avvicinassero altre aziende, anche in questi giorni, sarebbe disposto ad accogliere immediatamente oppure aspetterebbe l'inizio della prossima stagione, al di là di come finiranno i playoff? La società è aperta a tutto, io non mi sento il proprietario della società e non me lo sentirò mai. Tutte le persone che affiancheranno le settare dovranno avere un curriculum lunghissimo di ferina per anno, pulita, altrimenti non ci serve né i soldi e né sta gente. Siamo giustamente qui per celebrare questo patrimonio tra il nuovo sponsor e la Casertana. Ecco, lei sicuramente è avvezzo a emozioni, è rotto a qualsiasi tipo di emozioni, però vedere il suo marchio sulla maglia della sua città, ecco, entrando qui in sala stampa, che tipo di emozioni ha
Ma l'emozione è molto forte, di solito l'ho provata ieri perché l'ho vista in anteprima, anzi ne approfitto per ringraziare anche Nicola che si è dato da fare tantissimo in questo periodo per cercare di arrivare a questa cosa, quindi mi ha fatto questo piacere di portarmi a vedere prima. Però al di là dell'emozione finalizzata al discorso del marchio, l'emozione più forte è quella di vedere finalmente che c'è qualcosa di buono. Per esempio lui diceva è difficile, la gente non si fida, perché purtroppo in passato si è fatto troppo male, si è pescato davvero nel fondo, si è legato a questo ambiente, a questo contesto, una serie di situazioni, di compromessi, per i quali ognuno sembrava dover sempre avanzare qualcosa, pretendere qualcosa, aveva diritto a qualcosa. Non si faceva qualcosa per lo spirito di costruire, di fare, di creare qualcosa di buono, qualcosa di bello. Quello che invece a noi è piaciuto, e poi forse non sia più grande, è quella di poterci affiancare da società casertana, da realtà casertana, finalmente ad un discorso di sport che dovrebbe essere sempre inteso, a mio avviso, come qualcosa di territoriale, come qualcosa di appartenenza, come qualcosa di sociale, di poterci affiancare finalmente in un modo pulito, in un modo che ritrova finalmente i valori, che ritrova finalmente un po' di entusiasmo, di orgoglio, di territorio. Questo è importante, io credo che questo sia il segnale più forte che il Presidente è riuscito a dare, che ha coinvolto i giocatori in primis, l'ambiente intorno, i tifosi, che ho visto quanto lo apprezzano oggi, e sono convinto che quello sia sicuramente l'unico forse modo per ricominciare e costruire qualcosa di buono, qualcosa di valido, perché finché purtroppo le basi, le fondamenta si poggiavano su altri interessi, su persone che volevano approfittare piuttosto che spendere con passione, ovviamente c'è la difficoltà sia a contornarsi di validi aiuti o comunque di persone che in qualche modo volessero sposare una causa, sia a coinvolgere, a fare in modo che le persone credessero, no? se non diamo dei segnali positivi è difficile fare in modo che poi le persone possano credere in noi. Quindi secondo me la cosa più bella, l'emozione più bella, è poter finalmente oggi ritrovare la realtà casertana a Caserta un discorso sportivo, un discorso sociale, un discorso territoriale finalmente nuovo, pulito, legato ai valori, che guardi a qualcosa sulla quale costruire e non qualcosa da distruggere come siamo abituati a fare. Nico Marotta, Il Mattino. Scusa, sì. Volevo finire il discorso, sì. Che questa categoria, che tutti sappiamo, c'è tutto da perdere e niente da guadagnare. Quindi chiunque, persona fisica, azienda o che sia, si avvicina alla Caserta, deve essere una persona di Caserta, altrimenti nessuno viene qua e c'è una regola niente, ok? Quindi chiunque vuole venire qua vuole qualcosa, cambia sta niente da guadagnare, c'è sta tutta da perdere e niente da guadagnare. O lo senti o niente, quindi è inutile, cioè, me l'hanno chiesto mille persone, chi vuole portare questo, non ci interessa. Quindi se è un'azienda di Caserta, un'azienda importante che crede nel progetto, è bene, altrimenti queste persone fisiche non ci servono. I megalomi sono stessa una casa sua. La mia domanda era questa, Presidente, l'altro giorno abbiamo visto una foto che ci ha molto colpito, ma lei con il Presidente della Serie B di Cuccaro, che domani salvo imprevisti per la prima volta, dopo diceva 16 anni, forse qualcosa in più, siederà a guardare la partita accanto a lei. Sì, lo invito adesso. Sì, ecco, che spinta le dà questo? Perché è un segnale forte, no? Un Presidente che ha fatto un pezzo di storia della Caserta di Lorenzo Cuccaro, per la prima volta dopo tanti anni scelga di venire a vedere la partita a fianco al nuovo Presidente della Caserta. Io l'ho visto, ci siamo sentiti un pochettino prima, poi l'ho visto qua allo stadio e sinceramente mi sentivo talmente piccolo, ci vuole lui, ma talmente piccolo che mi emozionava.
però ho visto una persona molto 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 tranquilla, molto serena, e uno che si vedeva che a casetta ha dato qualcosa. E se ricordo bene, io un paio d'anni fa, sì, un paio d'anni fa, ho visto più di una volta sul giornale che lui attaccava Lombardi. Infatti lui mi disse, mi confermò, che se ho visto che sì, io dice, ecco, da oggi i tifosi prima mi attaccavano, oggi hanno capito che personaggio era quello. E quindi ho visto una persona molto, diciamo, sente ancora, c'è quella casetta, quell'essere un presidente. Quindi si vedeva una persona che gli brillavano gli occhi quando ho visto tutta quella gente. Ci farebbe piacere, sì, domenica insomma, ci sarebbe partita insieme a me, e che non ci verrò sicuramente. Presidente, qualche anno fa, il presidente comunque si era prospettato anche, qualcuno aveva prospettato anche l'ingresso in società con determinati compiti, determinati ruoli, così come succede con la pallacanestro e con la Gianfranco Mangiotto. Ci sarebbe la possibilità di coinvolgerlo in qualche mansione che possa dare lustro a questa società? Non vedo perché non dovrebbe essere. Tutti quelli che vogliono dare qualcosa per lui, qualcosa nel senso, non nel senso economico, nel senso, non tutto, contributo di esperienza. Non è stato intavolato un discorso? No, vabbè, diciamo che è prematuro, perché ci siamo visti, cioè, tutta questa cosa è andata perché parlando con lui, dice, ma il presidente, diciamo, quello viene a vedere la partita, si mette da un lato, paga il biglietto, non mi sembra una cosa che andrà bella. E infatti lo feci chiamare, gli parlo un attimo, siccome la gente ne ha parlato bene, come che si vede la partita solo, insomma, in un angolo, non l'ho visto mai, ci ho parlato. Mi sembra una persona molto, molto tranquilla, ma si vede, cioè si sente che ancora si sente ancora residente di casetta. E mi fa piacere. Sì, stavo parlando per Nicola Pastora. Diciamo che dal punto di vista agonistico, sportivo, siamo tutti soddisfatti dall'annata della casetta. Cominciato un poco in sordina, però dopo la squadra è uscita fuori alla grande con grandi successi. Lo stesso si può dire anche per il settore marketing. Lei che cosa? Ci stiamo lavorando in maniera intensa a far sì che questo vada in maniera parallela con i risultati sportivi della squadra, che sicuramente aiutano un po' tutto l'ambiente a far sì che tutto il movimento si possa aumentare sempre di più. E come dicevo prima, anche questa sponsorizzazione di fine anno può essere da traino a tante altre situazioni, e credo che arriverà il tempo che andiamo a raccogliere ciò che abbiamo seminato anche in questo anno di lavoro. A giugno è un anno che praticamente siamo partiti anche con un lavoro specifico con il marketing, e stiamo cercando di ottimizzare tutto quello che è stato fatto. E ho ottime sensazioni anche per il futuro. C'è Peppe Sciola che voleva continuare. Una domanda dal punto di vista, diciamo, tecnico per quanto riguarda il marketing: c'è la possibilità di vedere la squadra intesa come squadra fisica più a fianco ai nostri sponsor? Perché alle volte vedere il marchio così fisso a bordo campo senza la presenza della squadra, voglio dire, nell'azienda del signore lì, nell'azienda del, che ne so, certo. Chi ha dato un contributo magari. Certo. Sì, sicuramente faremo anche queste iniziative. Il discorso delle scarpe. Le vendono io. Ce la mettiamo piano perché se le vendono io. Piano piano. Bravo. Non basta la volta sulla squadra, non c'è uno, due e non mi piace. Ok? La casa è tanto. E ho potuto uscire a carattere pubblicato, a carattere costa, ma noi soldi, immagine, ok? Quindi quando un giocatore deve andare avanti,
c'è 50.000 voti alla coppa prima di mandarlo, non è che piglio quello che fa, se vuoi fare la terza categoria, non è così, ok? Quindi, quando andrà la rappresentante in una manifestazione, in qualsiasi che sia, è una cosa importante, quello non va da nessuna parte, ok? Sì. Diciamo, questo è anche il pensiero di un po' di tutta la situazione, la motivazione anche per il quale facciamo determinare le scelte. Forse la motivazione per cui finora non c'è stato nessun marchio sulla mano. Bravo. Dove ci mettevo qui e si è un problema. Per quello che sono gli investimenti che ha fatto il Presidente e gli sforzi economici che ha fatto il Presidente è doveroso, perché, insomma, certo. Doveroso fare una scelta del genere. Ma perché se no l'ultima partita è stata, secondo il mio presto, è stata ottima. Farla adesso, in questo contesto, come ultima partita, ci sono una serie di motivazioni. È uno spot importante per è un'azienda importante. No, dicevo, importante. È un'azienda importantissima. Noi cerchiamo un'azienda importante, quindi, ed è giusto che gli devo dare quando tu gli posso dare. Quindi, a una partita, a una manifestazione, a una presentazione, a una festa, è un'azienda importante. Che affianco 70, 360 gradi, ma cioè, vendersi per niente, no, con tutto rispetto, amico, dobbiamo andare come gli anni fa. La Magliana avevano chiesto 80.000 euro, mi è costato molto di più, molto di più. Per favore, qualcuno no, però, eh? La Magliana ce l'ha andata, qualcun altro no. Bravo. Rapidamente l'ultima domanda di Papale, poi chiudiamo. La faccio a Nicola Bastone. Sì. Nicola, io ti chiedo invece questo. Se stai, come hai detto tu, di sviluppi sul marketing, ma quando ad esempio, io ti faccio una domanda un po' provocatoria, ad esempio un'app della Casertana sui telefonini, sui smartphone, in modo tale che i tifosi possono leggere 24 su 24 certo. Notizie della. Allora, vabbè, a questo punto entro in gioco pure io, mi occupo della comunicazione, penso che penso che a livello di comunicazione 24 su 24 non manchi. L'app è un dettaglio che stiamo comunque già ideando da tempo, però penso che a livello di comunicazione siamo 24 ore, vi raccontiamo anche in retroscena, quindi noi, allora, praticamente mi permetto di intervenire. In un anno abbiamo fatto dallo store, l'area hospitality, stesso quella, la sala stampa, il sito internet, e praticamente abbiamo rivoluzionato già tutto anche il mondo comunicativo e quant'altro. Un po' di tempo al tempo. Ci giriamo tutte le carte poi ogni anno, che ci inventiamo. Dobbiamo cercare anche il modo di costruire certi rapporti. No, tranquillo. Cioè, dobbiamo avere il tempo e il modo di costruire certi rapporti che poi sono finalizzati con le sponsorizzazioni. Anche perché poi questa sponsorizzazione è anche frutto di quell'iniziativa che è stata fatta qualche tempo fa con il match sponsor, perché da lì qualche azienda ha visto anche quello che poi è la risonanza di un'iniziativa del genere, e quindi il fatto di aver avuto di non aver avuto la presenza di un brand sulla maglia per un anno ha fatto sì che questa maglia potesse anche crescere il valore del brand sulla maglia, quindi abbiamo fatto qualcosa di mirato che adesso anche con l'ingegnere Rossi cercheremo di continuare questo matrimonio anche per l'anno prossimo e cercare di ottimizzare il tutto. Se non c'è altro da aggiungere, noi possiamo chiudere qui l'incontro con la stampa e con i tifosi. Presidente, domani c'è una partita importante, l'invito finale per domani, perché poi siete in campo, i risultati sono fondamentali. Già fatto. Dobbiamo migliorare la posizione. Deve vincere, se vince. Qualche critica? Assente. Visto che siamo qua, no? Stiamo più tranquilli per mano di questa partita, qualche critica ci dovete fare. Costruttivo, magari. No, ora sono cercando mia, se no. Forse ora. A lungo vado non trovo vicina. Vogliamo andare in vivo, Presidente, quanto prima. Ogni anno che passa lo dico di voi. Non mi è piaciuta una sola cosa di tutto quello che avete detto. Mo che avete detto ormai abbiamo fatto.
perché abbiamo fatto, abbiamo che fatto, che si siamo nei playoff, siamo nei playoff. Poi domani, se io le dico, la Casertana si appresta a disputare i playoff, tutti sperano da settimo in classifica, ci speriamo, sì, ma se presta a giocare i playoff come una delle squadre che nel girone di ritorno, tra tutti e tre gironi, serie C, tra tutte quelle che parteciperanno ai playoff, è quella che ha fatto più punti, probabilmente la Casertana non è proprio una Cenerentola, un outsider di questi playoff, no? No, no, su questo non ci vedo. Per favore. Io ho detto sì, ma ci vuole strano. Diciamo. Nel senso che, non lo so, se troppo nostra sicurezza, voi siete voi, siamo stati avvicini tutti quanti, li abbiamo visti, perché cioè, mi sembravamo l'ultima squadra, poi ho copiato il gole, ma ho cominciato a dire, poi le cose sono sempre più difficili. Quindi, sì, ma la colpa è nostra, perché quando si entra in campo, si entra in campo per, non per vincere, si fa ammazzare l'avversario, quindi un mazzo uccide, un altro, tu hai detto no, noi che aspettiamo che invece ci fanno un gole, poi diventa sempre più difficile. Noi siamo una squadra strana perché oggi siamo una squadra quadrata, quindi difficile farci gol. O mi vince un team che ci addormiamo un po'. Però che in partita di cartella stiamo sempre un pochettino più attenti. Quindi è difficile farci gol. La squadra non prende gol, è brutta da affrontare. Io mi ricordo quando venuto invece qua, parlando col presidente, mi disse se vai a Catania non facevo altro. Qua tenga volto, perché si fa una squadra strana, è vero. Quindi io spero che andiamo quanto più avanti è possibile. Lo spero per la città, per tutti quanti, se non vogliono una bella figura, e sinceramente con me che sparano quasi solo. Ci sono critiche da parte dei tifosi, visto che il presidente mi ha rivolto la domanda, se non ci sono. Presidente. Non parlo, chi tace per voi lo faccia per sempre. Allora, io volevo ringraziare, visto ci stavo qua, volevo ringraziare tutti quanti, principalmente alla stampa, perché quest'anno insomma non ho letto critiche, che si ne diceva che la stampa era contro la Casertana, non è così. Grazie. Quindi le critiche quando ci stanno a fare, quindi vuol dire che se ci stanno, perché vuol dire che le abbiamo create noi. Ma penso che noi difficilmente dovremo qualche cosa per attaccarci. La squadra può vincere, ci può stare. Risultato sportivo. Ma sulla società non avete mai niente da dire, mai. Fino quando ci sono i casi. Pochi anni fa un presidente si permise di dire che la stampa di Casetta era il cancro della Casetta. Era? Il cancro della Casetta. E si prende. Però ho fatto la brutta No, a me, personalmente. Ma quella questa si sta riferendo a un altro gestionale. Sono vicini sia fuori a me che a Maria Notte. Non voglio fare. Ci sono qualche cosa da voi. Quindi cercavano che voi dovete coprire qualche cosa, parlare di altre cose. Voi dai sempre la verità. Dovete dire sempre la verità. Certo, ci stanno pure delle cose che si possono evitare di dire. Una deve evitare, ma per una questione di pubblico, di tranquillità, però le cose cattive gli dica dei fuori. Perché se uno dice questa cosa, veramente si può cambiare la casetta. Quando succederà, se succederà, come vi ho sempre detto, chiunque viene qua, voi, che vi dà la penna facile, gli dovete fare il settimo grado. Passato l'abbiamo. E non ha dato buono. Ho volato pure nella sala stampa. Senza fare nome. Grazie a tutti per essere venuti.